Volevo solo, prima di cominciare questa lezione di oggi, volevo dire ancora due brevissime cose sul tema di stamattina, perché rivedendo gli appunti oggi mi sono accorto che non l'avevo detto e mi sembrano importanti. E cioè, che cosa diavolo, quando stamattina conclusivamente dicevo che le scienze della natura, così come si praticano nel nostro mondo, e così come anche descritte la nostra collega fiorentino toscana che difendeva Wittgenstein, e che oggi non c'è più, o c'è? Non c'è più. Ho scoperto un'assenza. Si mascherava dentro. Forse proprio biecamente scientista che non vuole neanche venire a sentire le cose che non parlano di scienza. Vabbè. E, quando dico che la scienza, così come si pratica, mi sembra un fattore di erosione del principio di realtà, e in questo senso un fattore positivamente disponente al nichilismo, a quella sottrazione dell'essere che mi sembra il senso della storia dell'essere heideggeriana. Cosa voglio dire? Uno, che appunto l'operatività delle scienze e il fatto che non c'è più un momento di chiara verifica degli effetti, dei risultati, se non nei termini degli effetti tecnologici, per esempio, ma non c'è un'eureka, sfugge sempre di più il momento vissuto della scoperta della verità scientifica, l'impresa scientifica anche come tale è sempre più un'impresa di organizzazione, i grandi scienziati sono spesso dei grandi organizzatori di ricerche, si muovono tra Pisa e Ginevra, il CERN, fanno queste gallerie sotto le montagne e inventano degli strumenti più che scoprire delle leggi fisiche, non so, delle cose così. Tutto questo mi sembra che contribuisca ad una diminuzione del senso della realtà. La fine del positivismo non è mai finita, cioè non si accerta niente, anzi si in qualche modo si verifica, nella misura in cui si verifica si derealizza. C'è una divergenza sempre più marcata tra la realtà dell'esperienza e la verità, tra virgolette, la validità delle proposizioni scientifiche, che mi sembra una cosa significativa per la nostra esperienza dell'essere, accompagnata però ad un altro fenomeno di cui ho parlato soprattutto, e non sto a ripetervelo, ma siccome realisticamente, nonostante l'alto numero di copie vendute nei miei libri, sospetto che molti di voi non l'abbiano letti, devo rinvio, ma anche vi dico di cosa si tratta. In un libretto intitolato La società trasparente ho anche sostenuto che questa derealizzazione avviene attraverso la tecnologia della comunicazione, cioè un fattore di consumo del senso di realtà sono le tecnologie comunicative, dove diventano sempre più evidenti i meccanismi interpretativi che ci danno il mondo. Ma diventando evidenti i meccanismi interpretativi, diventa evidente che noi non abbiamo esperienza diretta della realtà, abbiamo esperienza di sistemi di interpretazione che si incrociano, che nel loro incrociarsi lasciano dei residui che noi possiamo chiamare il mondo reale, ma come residui di interpretazioni non contestate. Del resto è sempre più frequente, anche nella tradizione pragmatista, l'idea che il reale è ciò che nessuno ha ancora discusso. Come ancora una volta una specie di applicazione del principio di Popper, è reale tutto ciò che nessuno ha messo in dubbio. Ma capite che questa è una nozione ben povera di realtà, nel senso che è l'ovvio, il banale, ciò che tutti dicono. Si potrebbe pensare che il mondo del man, di essere tempo di Heidegger, sì, certo. La realtà è proprio quello da cui si parte, ma a cui non si torna mai. Si parte, ci si diparte, si lascia da parte, si lascia dietro di sé, eccetera. E anche, per esempio, come dire, l'effetto dell'informazione mi sembra essere quello di evidenziare sempre più le differenze delle interpretazioni e lasciare, da un lato, sempre più dubbi che noi incontriamo mai direttamente il reale. E quando parliamo di reale, per lo più è ciò di cui non abbiamo avuto ragione di dubitare, ma per lo più dunque anche ciò di cui non abbiamo avuto ragione di occuparci davvero. Il reale sembra essere lo sfondo, sembra essere o il residuo di cui, su cui i sistemi interpretativi non pongono domande, o lo sfondo che noi diamo per scontato ma che non lo è affatto e ogni tanto si tematizza, diventa problematico e magari si scopre che parte non è reale, e anche se diventa vero diventa più irreale perché diventa più formalizzato, più idealizzato, eccetera.
E questo, in questo entrano non solo le scienze nel loro esercizio come tale, ma entrano soprattutto le tecnologie informative, le tecnologie della comunicazione. Aggiungete poi tra i fattori di derealizzazione forse la sempre più difficile individuabilità della distinzione tra valore d'uso e valore di scambio, almeno tra bisogni naturali e bisogni aggiuntivi, perché con tutte le i meccanismi di imposizione di bisogni artificiali a causa della produzione, anche il principio di realtà che era garantito dalla distinzione tra dei bisogni essenziali naturali e dei bisogni di sovrappiù sfuma. Se quasi tutto diventa status symbol, tutto diventa immagine che si deve assumere per gli altri, ma in realtà poi potremmo anche farne a meno, chi lo sa. I vari principi di realtà di cui disponevamo finora, a partire da quello dell'accertamento scientifico, dell'eureka, e poi di lì i bisogni naturali, tra virgolette, la distinzione tra valore d'uso e valore di scambio, l'esperienza diretta dei fatti, se succede un incidente sotto la mia finestra, guardo subito la televisione che cosa è capitato, certo non mi fido di quello che ho visto, perché ho un solo punto di vista, magari c'è la presenza davanti, invece quando sono arrivati con le telecamere, hanno misurato, hanno fotografato, quello sì che è. Il sistema dell'interpretazione mi toglie in qualche modo il dovere, il diritto, la fede nell'esperienza diretta, ma quindi anche qui la realtà sembra disfarsi. E tutto questo, come dicevo, è uno dei sensi per cui l'ermeneutica, che ha quella vocazione nichilistica che ieri mi sono sforzato di descrivere, è la filosofia di questa epoca e non di altre. La situazione che descriveva, che mi pare emerga dalla conclusione del saggio di Heidegger che ho fugacemente citato questa mattina sull'epoca dell'immagine del mondo, è la situazione che io esprimerei con un titolo di Ricoeur, anche se qui d'accordo con Sini, per carità, non prendo assolutamente la dottrina di Ricoeur sul serio, anzi. No, voglio dire, uso solo il titolo di Ricoeur, ma non credo che lui volesse dire esattamente questo, anzi so bene che non voleva dire questo. Il mondo è diventato un conflitto di interpretazioni. La nostra esperienza della realtà è una realtà di conflitto di interpretazioni, ma un conflitto che per Heidegger è babelico, è l'incalcolabile che emerge dall'eccesso di calcolamento, di calcolatezza, di tentativo di calcolare che le scienze fanno. Credo che oggi, in questo discorso sulla... Poi il titolo che ho dato alla relazione di oggi, cosa diavolo nasconde? Nasconde questa tesi semplicissima, qui arriverò a metà del mio dire, che la filosofia ermeneutica, così connotata come ho cercato di fare ieri, non poteva nascere se non nell'Occidente cristiano. Oppure, molto più brutalmente, una frase, un'espressione che ho già usato altre volte in modo provocatorio, ma insomma, però non tanto, ormai l'ho detta persino un cardinale, ma però non era una discussione filosofica. Il pensiero debole è la filosofia cristiana della nostra epoca. E ciò mi sembra fondamentale. Anche Cartesio voleva scrivere, poi è morto in Svezia, di raffreddore, voleva scrivere un nuovo manuale per i seminari. Io non è proprio che aspiri a questo, ma nella chiacchierata di oggi vorrei mostrarvi che cosa celano, esprimono queste butade in qualche modo. La seconda più butade, la prima un po' meno, nel senso che la prima poi si costruisce come la tesi di Max Weber sul fatto che il capitalismo e la razionalizzazione dell'economia e della società potevano accadere soltanto nella società ebraico-cristiana e non altrove. Fondamentalmente un po' questo è, diciamo, l'analogia, l'ambizione, lo sfondo, insomma, quello che mi ha fatto venire in mente questa tesi. Intanto, come incontra l'ermeneutica il problema della storia della salvezza? Cioè, come comincia questo flirt ambiguo, pericoloso, è abbastanza poco praticato, perché gli ermeneutici classici filosofici sono piuttosto cauti, salvo forse appunto quel poveretto di Ricoeur, come direbbe Sini, salvo forse Ricoeur, gli altri sono molto cauti nel rapportarsi con la tradizione religiosa occidentale.
Derrida è molto sobrio di indicazioni su questo tema, Gadamer, sebbene frequenti intensamente pontefici, papi, Castel Gandolfi, ogni tanto mi racconta che è stato invitato dal Papa Castel Gandolfo, però anche lui si mantiene così, insomma, sul vago. Rorty non ha, credo che non abbia nessuna sensibilità religiosa, è uno, sembra un giapponese. No, nel senso che si diceva sui giornali qualche tempo fa che i giapponesi sono un popolo in cui dalle inchieste viene fuori che il 60% si dichiara ateo, per esempio, che non so se poi sia vero o no, insomma, qualche cosa che ho letto era questo. E Rorty mi sembra uno quietamente irreligioso, cioè non, per lui il problema della religione non fa problema, ma anche qui non so bene se. Dunque, non è poi così ovvio da parte degli ermeneuti filosofi che si debba incontrare il problema della storia della salvezza, mentre ovviamente c'è tutta un'ermeneutica teologicamente ispirata che si richiama anche all'ermeneutica. Gadamer insegna nei collegi teologici in America, ma però, come dire, piuttosto è dal lato dei teologi che si guarda all'ermeneutica e non dal lato degli ermeneutici classici si guardi alla teologia. E anche quando ci si guarda, appunto, io poi ho invece in casa il ricordo del mio maestro Pareyson, ma lì anche casomai ne vengo a parlare durante il corso della relazione. Come incontra l'ermeneutica il problema della storia della salvezza, che poi, ripeto, non è così stravagante, ma non è neanche così usuale parlarne nel contesto filosofico dell'ermeneutica. Prima di tutto, in modo particolarmente ovvio, nel modo in cui ne parla, per esempio, Diltai nel saggio sull'origine dell'ermeneutica, cioè come sfondo da cui l'ermeneutica moderna prende le distanze. Tutti abbiamo imparato e abbiamo anche ripetuto, e anch'io l'ho fatto, che l'ermeneutica sorge quando l'ermeneutica come la pratichiamo noi comincia, perlomeno, non è già tutta completa allora, ma in Schleiermacher, che pure è un teologo anche, ma quando si libera dalla necessità di servire a dei bisogni esegetici specifici, quando cessa di essere una disciplina tecnica, l'abbiamo detto tante volte. Cioè, l'ermeneutica, la preistoria dell'ermeneutica è la storia dell'esegesi, l'esegesi di fondamentalmente di tre tipi di testi: testi biblici, testi giuridici, testi letterari. Ed è una storia di esegesi tecnicamente orientati, i principi di ermeneutica biblica, i principi di ermeneutica letteraria, i principi di ermeneutica giuridica, più o meno formulati in manuali, in testi disciplinari, sono quelli che da cui poi parte la tematica schleiermacheriana e dilteiana. Quando in Schleiermacher io stesso, nel mio antico libro che ormai quasi 30 anni, 67, insomma, su Schleiermacher, dicevo che quando Schleiermacher fa una generalizzazione del campo dell'ermeneutica, cioè quando mette in luce che la subtilitas intelligenti e la subtilitas explicandi, intelligenti e la subtilitas explicandi non bastano, ma c'è poi tutta una subtilitas applicandi, cioè che in sostanza tutto ciò, anche adesso non mi ricordo neanche più la terminologia perché non avevo pensato di arrivare così indietro oggi, ma tutto ciò che viene detto a chi ascolta è a sua volta oggetto di interpretazione, che vuol dire che l'interprete non è solo il predicatore che spiega la Bibbia ai suoi fedeli, ma sono anche i fedeli che ricevono la spiegazione della Bibbia. Quando si generalizza l'ambito dell'interpretazione, cioè si capisce che ogni atto di comprensione è un atto interpretativo, si apre la via all'ermeneutica come poi la si tratterà nel Novecento, e cioè non più come disciplina tecnica orientata a certi testi particolarmente complessi, difficili, ma come fatto generale che poi si tematizza più che in Schleiermacher, in Diltai, e poi diventa filosofia davvero, ontologia, diciamo, in Heidegger e in Gadamer. Quindi c'è una prima relazione tra l'ermeneutica e la storia della salvezza, la storia della tradizione religiosa occidentale, di fatto. Questa relazione però, per esempio, in questo schema che vi ho schizzato adesso, è messa nel modo in cui la mette Diltai nei suoi studi di storia dell'ermeneutica, cioè
è il classico processo di presa di congedo da. È stato un bene per l'ermeneutica liberarsi da questi confini, e adesso che siamo arrivati a un'ermeneutica generale, facciamo una teoria ermeneutica generale. In qualche modo l'origine religiosa della tematica ermeneutica viene riconosciuta ma anche esorcizzata in un processo di, anche questo, di secolarizzazione, di cui però si guarda soltanto la parte discendente, non la parte ascendente. Che l'ermeneutica dipenda dall'ermeneutica moderna dipenda dalle origini bibliche, giuridiche, letterarie, tende ad essere considerato come un fatto di preistoria, ma non come un fatto influente sull'attuale presenza, sull'attuale svolgimento dell'ermeneutica. Ora, se voi per esempio considerate invece, solo per fare un accenno, considerate l'importanza che ha nell'ermeneutica di oggi l'idea della comunità, naturalmente anche problematicamente, non solo nel senso organico di Tönnies, ma nel senso di un gruppo di riferimento, come dicevamo già forse ieri, il relativismo culturale è no, allora io sono nella verità quando mi sono reintegrato nel paradigma che condivido con i miei partners, interlocutori privilegiati, quelli con cui vivo, la mia Chiesa. Cioè, che ci sia, come dire, c'è una specie di presenza sotterranea, e non tanto sotterranea, nell'ermeneutica contemporanea della sua tradizione, della sua ascendenza religiosa, perché la comunità degli interpreti di cui parla Peirce, per esempio, ma poi tutto sto discorso del riferimento alla polis che fa Gadamer quando, come citavo ieri o stamattina, parla della teoria del calon, dell'andare alla processione, non tanto perché c'entri la processione, che è una cosa tipicamente chiesastica, ma perché c'entra la comunità. Cioè non si vede, perché poi noi conosciamo certi teologi protestanti però molto affini con la, un teologo protestante che io ho letto, uno dei primi, poi anche dei pochi che ho letto, ma perché c'ero spinto dalla mia personale origine cattolica, era Kuhlmann. E Kuhlmann era, secondo me, adesso qui qualcun altro sarà più familiare con Kuhlmann più di me, ma insomma mi sembrava fondamentale, perché era uno di quelli che sottolineavano, se non sbaglio, c'era qualche ragione per cui mi sembrava un teologo della Chiesa, per esempio un rilievo tipico che è anche comune alla teologia protestante, che i testi sacri non sono la parola diretta di Dio, ma sono la parola, il Nuovo Testamento soprattutto, il racconto della storia di Gesù come si raccontava nella comunità. Beh, questo capite che è un grosso argomento complessivamente cattolico per la tradizione, perché l'autorità della Sacra, solo la scrittura fino a un certo punto, la differenza tra tradizione protestante e tradizione cattolica è sempre stata, molto grossolanamente ma fondamentalmente, o la scrittura si interpreta da sé o la scrittura si interpreta nella Chiesa. Se la scrittura, almeno il Nuovo Testamento, ha già origine nella Chiesa, o si interpreta con la Chiesa oppure neanche la scrittura regge, non so come dire. C'è tutto questo imbricamento di tematiche ermeneutiche, tematiche di tradizione religiosa, chiesastica, ecclesiale, che noi talvolta ritroviamo poi sotto forme del tutto diverse. Appunto la comunità degli interpretanti di Peirce sembrerebbe che non averla, o la comunità degli scienziati, sì, fino a un certo punto, perché sono sempre dei modi di ribaltare il peso della verità sulla comunità che condivide il paradigma, le prospettive, la comprensione, l'apertura, eccetera. Ma altre, continuo a enumerare le ragioni, così un po' alla rinfusa, per cui l'ermeneutica incontra la problematica della storia della salvezza. Di fatto, all'origine dell'ermeneutica occidentale, se anche vogliamo poi invece dire che ha altre origini di tipo classico, greco, non so, c'era già presso i greci il problema di interpretare Omero come discorso sugli dèi in maniera che non fosse troppo scandalosa. Allora vi ricordate tutte, c'è un, lì nasce l'interpretazione allegorica, gli dèi sono gli elementi della natura, gli dèi sono le passioni, i vizi personificati, tante cose per giustificare dal punto di vista della teologia pagana dell'epoca il parlare in quel modo degli dèi da parte dei poeti. Ma tutto questo non mi sembra così decisivo per l'ermeneutica moderna, e dirò subito dopo perché.
Dicevo allora, uno, l'origine religiosa della tematica dell'interpretazione, principalmente religiosa, perché forse non, sull'ermeneutica letteraria non ci sono mai state delle guerre in Europa, mentre sul modo di interpretare la Bibbia ci sono state delle guerre di religione, sul modo di, non solo sull'interpretazione di determinati testi biblici, ma sul modo di rapportarsi al testo biblico, su quale autorità debba interpretarla. Sappiamo che si è spezzata l'unità cattolica dell'Europa agli inizi dell'età moderna. Un secondo elemento di questi che metto giù alla rinfusa inizialmente per mostrare le ragioni non esteriori, come ho cercato di fare con la scienza, per cui l'ermeneutica si misura con queste tematiche, un secondo argomento potrebbe essere, non so fino a che punto sia legato al primo, ma probabilmente più o meno non direi che ci è legato tanto esplicitamente, è nelle motivazioni della preferenza per una lettura nichilistica dell'ermeneutica. Ieri io ho detto che l'ermeneutica ha bisogno di un'ontologia nichilista e ho spiegato più o meno perché. Perché se vogliamo essere fedeli al principio heideggeriano della non identità tra l'essere e l'ente, e non vogliamo neanche ipostatizzare l'essere come un dio della teologia negativa, che però è sempre lì, che si potrebbe presentare ma non si presenta, e via via, dobbiamo pensare l'essere come vocato, chiamato, orientato verso un asintotico cammino verso il nulla. Una vicenda, una storia di andare verso il nulla. E questo, ma però poi, tutto sommato, al fondo della motivazione per cui non vogliamo pensare l'essere come presenza, cosa ci sta? Perché mai dovrebbe essere così scandaloso pensare l'essere come la presenza del fondamento supremo, identificarlo con, non con gli enti, si capisce, l'essere non è questo bicchiere, questa lampada, ma l'essere è, per esempio, Dio, il pensiero di pensiero, l'atto puro, il principio primo onticizzato. Perché mai non dovrebbe funzionare, non ci dovrebbe piacere? Come voi potete immaginare, anche qui non si può semplicemente pensare che Heidegger abbia cominciato questa critica della metafisica come oblio dell'essere a favore dell'ente, insomma come identificazione dell'essere con l'ente per motivi di conoscenza. Questa è una frase di Nietzsche che non si riferisce ovviamente a Heidegger. Non abbiamo abbracciato una certa tesi per motivi di conoscenza, non dobbiamo, quando l'abbandoniamo, affettare ciò. Non affettare, ma far finta di. E Heidegger avrebbe mai abbracciato la tesi antimetafisica, cioè l'idea che non si può identificare l'essere con l'ente per motivi di conoscenza? Se facessi questa domanda, non faccio la domanda, cioè non voglio mettervi in imbarazzo. Ma intanto, di fatto, è difficile trovare questa ragione qui esposta in Heidegger. E poi, soprattutto, sarebbe contraddittoria con tutto quello che lui dice dopo, in Essere Tempo. Cioè, se, diciamo, la rappresentazione dell'essere uguale all'ente dovesse essere inadeguata e sostituita da un'altra rappresentazione dell'essere più adeguata, ci avvilupperemmo in una quantità di contraddizioni rispetto al sospetto che Heidegger ha nei confronti della verità come corrispondenza. Lo capite facilmente, credo. Non possiamo attribuirgli l'idea che la metafisica è sbagliata perché descrive male il rapporto dell'essere con l'ente, cioè perché rispecchia male il rapporto dell'essere con l'ente, perché in una proposizione ci offre delle proposizioni che non corrispondono al reale stato di cose di come l'essere è. E quindi qui, secondo me, ci sono dei problemi che io tendo a risolvere facendo di Heidegger un espressionista, non proprio un espressionista, talvolta anche un dadaista. Una cosa che volevo dire ieri sul problema del linguaggio, forse Rovatti ha parlato a un certo punto dell'umorismo della filosofia. Heidegger certe volte sembra uno che con i giochi di parole non fa soltanto l'auratico, fa anche il confusivo, ma questo detto tra molte parentesi. Dunque, che motivi possiamo attribuire ad Heidegger per la sua rivolta contro la metafisica? Perché si può dire che si rivoltava in quanto espressionista? Beh, perché in qualche modo le sue motivazioni sono piuttosto di tipo etico-politico che di tipo teorico. Non la metafisica non è adeguata a descrivere correttamente il rapporto dell'essere con l'ente o che cosa sia davvero l'essere.
la metafisica che identifica l'essere con l'ente produce la conseguenza, adesso detto molto in breve, dell'organizzazione totale dentro cui noi non vogliamo stare. Sein und Zeit nasce nello stesso clima culturale in cui nasce lo spirito dell'utopia di Bloch, in cui si sviluppa l'espressionismo, in cui si instaura il dibattito su scienze dello spirito e scienze della natura, che di nuovo non è un dibattito metodologico. Lo è magari nel senso che c'è anche questo aspetto. Gli storici, i filosofi nelle facoltà universitarie venivano trattati come dei parenti poveri dagli scienziati, e allora si rivoltavano, diceva, ma come io? Però, oppure si ponevano il problema, ma qual è la razionalità vera del nostro sapere? Sì, sì, per carità, ma lo spirito kantiano che percorreva la disputa scienza e natura, scienza dello spirito, era: dobbiamo, come dire, trovare un dominio nel quale le leggi necessarie delle scienze della natura non vigono, se no la libertà va a pallino. Se anche la storia è un campo di un sapere rigoroso per leggi generali e casi speciali in cui si verificano queste leggi, non abbiamo colto, certo, non abbiamo colto adeguatamente il mondo umano, ma soprattutto tendiamo a trasformare il mondo umano nei meccanismi della città immaginata negativamente dai maestri del cinema espressionista, Frankenstein, il mostro, la macchina, tutte le ragioni che anche Bloch, quando nello spirito dell'utopia, interpreta le avanguardie artistiche come una rivolta contro la rivolta dello spirito, e l'espressionismo è, non è solo il contrario dell'impressionismo, ma stabilisce un'attività, rivendica una libertà dello spirito contro che cosa? In generale contro la natura, ma no, soprattutto contro il mondo dell'organizzazione. Queste opere, come lo spirito di utopia, nascono a cavallo della Prima Guerra Mondiale, quando l'industrializzazione si è intensificata, l'organizzazione del lavoro è diventata più stringente, la tecnicizzazione dell'esistenza è sembrata fare un salto di qualità in avanti, eccetera. Secondo me, e questo è un problema che su cui si può discutere, ma io ritengo che un po' per ragioni di conoscenza, cioè non possiamo credere che Heidegger sia così autocontraddittorio da pensare che la sua campagna contro la verità come corrispondenza si possa giustificare con la tesi che la metafisica non descrive adeguatamente l'essere. Ma allora non può avere delle ragioni teoriche per stare contro la metafisica, ha secondo me delle ragioni di tipo etico, la rivolta contro i primi accenni, le prime avvisaglie di società di organizzazione totale, che in essere tempo si possono anche individuare, si possono mostrare queste cose. Poi la giustificazione formale della sua impresa è quella dell'ontologia generale di Husserl, ma anche Husserl, se non altro retrospettivamente nella crisi, non direbbe mai che il suo problema dell'ontologia generale sarebbe sia un problema di pura fondazione cognitiva delle scienze, anzi, era un modo di riportare le scienze alla Lebenswelt come vivibilità, non solo come fondazione a priori dei saperi. Quindi, se questo è vero, noi dovremmo riconoscere che ciò che ispira l'ontologia ermeneutica, anche nel suo orientarsi nichilisticamente, non è la preferenza per una concezione dell'essere piuttosto che altre, ma è la rivolta contro una concezione dell'essere che implica delle conseguenze inaccettabili, che si possono riassumere in quella connessione che ha indicato Derrida nel suo saggio su Levinas, che ho già citato ieri, violenza e metafisica. Cioè, le ragioni per cui siamo ermeneutici sono insieme delle ragioni di provenienza, come dicevo ieri. L'ermeneutica si argomenta come conseguenza persuasiva, non logicamente necessaria, di una storia della nostra cultura. Ma in questo argomentarsi offre delle interpretazioni di questa storia in cui entra come nelle quali interpretazioni entra come determinante anche il rifiuto della violenza. Cioè, non, queste interpretazioni si danno come preferibili ad altre perché corrispondono ad un'aspettativa, non corrispondono ad una verità teorica dello stato di cose. C'è una tradizione che mi orienta verso il riconoscere
che il vero non è la corrispondenza, ma è l'interpretazione così e così esercitata, la comprensione, quello che dicevamo ieri sui rapporti tra la comprensione heideggeriana e l'ontologia nichilista. Però poi questa interpretazione della tradizione in direzione dell'ermeneutica finisce per non legittimarsi solo in relazione ai testi della tradizione, finisce per raccomandarsi come preferibile perché non è metafisica in quanto non è violenta. Buonasera, Oskar. E queste sono delle... Ci sono dei posti ancora, eh? È inutile che stai lì, però se vuoi andartene subito... No. Va bene. No, mi dispiaceva vedere Oskar in piedi. Stavo cercando di descrivere una mescolanza non facile da cogliere, ma neanche così difficile. E cioè, una delle ragioni determinanti per preferire la lettura nichilistica dell'ermeneutica e in generale l'ermeneutica al positivismo e in generale il pensiero non metafisico, il pensiero metafisico, è una ragione di tipo morale. Io, se devo argomentarmi fondamentalmente, faccio il discorso della violenza della metafisica come perentorietà del Grund. Perché naturalmente poi la violenza non è mica tanto facile da definire. Cosa sarà la violenza? Botte sulla testa, sì, in linea di principio sono randellate, martellate, coltellate. Ma se poi cerchiamo una definizione filosofica della violenza, forse l'unica di cui davvero possiamo disporre è, sembrerebbe, una definizione aristotelica, quella più tradizionale, qualcosa che è paraphysin, ma non solo nel senso che è oltre la natura, ma è contro la natura di un ente. La violenza, nella definizione aristotelica, implica i luoghi naturali. Cioè ci sono dei movimenti a cui naturalmente gli enti sono disposti e l'ostacolarli in questi movimenti è la base della concezione della violenza, è la violenza. Non ci sono tante altre definizioni filosofiche della violenza, sembra sempre un po', si capisce, se voi definite, non è diversa la definizione filosofica, per esempio, la definizione illuministica in base ai diritti dell'uomo, anche questo è una definizione essenzialista della violenza. L'uomo ha dei diritti che sono legati alla sua essenza, come la pietra per natura cade verso il basso, il fuoco sale verso l'alto, e se voi violate quei diritti, questo è una violenza. Ma per esempio non qualunque applicazione di un coltello sulla carne dell'altro è violenza. I chirurghi tagliano con la benedizione dello Stato, anzi ci sono la code davanti agli studi dei chirurghi, e i militari spesso macellano inviati dai governi anche democratici, insomma ci sono tante. Quindi non è tanto facile definire la violenza filosoficamente, ma se si cerca una definizione non essenzialista della violenza, forse l'unica che possiamo trovare è quella dello zittimento, dell'interruzione del discorso. Questa è molto habermasiana, naturalmente, mi sarà obiettato, sì, ma fino a un certo punto, perché poi semmai Habermas si contraddirebbe, nel senso che mostrerebbe anche lui che l'argomentare è un diritto naturale, il che forse rovescia anche la sua posizione. Ma non stiamo a stabilire se siamo habermasiani o no. Però questo è anche un discorso aperto. L'unica definizione che mi pare di trovare per la violenza in termini non essenzialistici, non metafisici, non di diritti naturali, non di luoghi naturali, è lo zittire l'interlocutore. Ma allora il rapporto tra violenza e metafisica non è più soltanto quello che Adorno stabilisce o individua nei suoi scritti: quanto più pensate universalmente, tanto più rischiate Auschwitz, perché poi gli individui non contano più. Un po' anche la posizione di Levinas, in fondo. Non devi lasciare che il totale prevalga sull'infinità che parla nell'individuale, nell'altro concreto. Ma piuttosto resta come definizione della violenza
l'interruzione del domandare, non chiedere più, basta, taci, ecco perché la bocca aperta davanti all'abisso, l'abisso aperto, spalancato, qui corrisponde allo spalancamento della fauce del filosofo meravigliato, mi sembra poco mantenibile. Come dire, tanto che persino in Levinas, secondo me, c'è una fuga dalla violenza metafisica in direzione della violenza più originaria, quella dell'autorità dell'infinito davanti a me, davanti a cui devo tacere. E quindi lì tutte queste cose le ho già dette in un saggio che è uscito significativamente nel primo numero di Filosofia nell'86, però sono le basi di questo discorso a cui poi mi sono, verso cui mi sono orientato dopo. Se dunque, secondo punto, siamo sempre nell'elencazione alla rinfusa delle ragioni, dei motivi, dei punti dove l'ermeneutica incontra la tradizione religiosa occidentale. Il primo luogo di incontro era questa origine religiosa della problematica dell'interpretazione. Il secondo punto è il fatto che l'ermeneutica, in definitiva, come è visibile anche in Heidegger, si argomenta con ragioni piuttosto etiche che cognitive, e queste ragioni etiche hanno da fare con il rifiuto della violenza. Il rifiuto della violenza, forse, a sua volta, non è un'altra ragione rispetto alla tradizione testuale di cui parlavo ieri, cioè l'ermeneutica come risultato di una vicenda di tramandamenti di pensieri interpretati in un qualche modo. Il rifiuto della violenza fa parte di questa tradizione testuale, fa parte della nostra tradizione cristiana, per esempio. Ama il tuo prossimo e non dargli delle botte sulla testa. E tutta questa tradizione è ancora presente nella nostra sensibilità contemporanea e si manifesta anche nel nostro rifiuto della violenza. Cioè, il rifiuto della violenza a sua volta non è un appello al diritto naturale, è un appello a un contenuto che ci sembra cogente di quella tradizione dentro la quale ci collochiamo e che interpretiamo in un certo modo, preferendo una certa interpretazione perché è meno violenta. C'è una circolarità, ma noi, se pretendiamo di ragionare fuori dalla circolarità, restiamo solo nel circolo senza saperlo. Ci ha insegnato Heidegger, può darsi che abbia torto, ma magari sta così la cosa. Qui arriviamo, come dire, a un terzo punto, che però anche lui deriva, viene fuori dai primi due più o meno, cioè ciò con cui ci troviamo ad aver che fare nella fondazione dell'ermeneutica sulla base di un'interpretazione storico-destinale della storia dell'essere, che assuma su di sé anche il rifiuto della violenza che appartiene, che ispira questa nostra interpretazione, che ispira la storia della nostra cultura come noi la leggiamo. Dire tutto ciò significa anche riconoscere la presenza nel nostro discorrere di filosofi di un nocciolo religioso che si è però trasformato. Come dicevo prima, gli ermeneutici nel loro argomentare consueto non richiamano immediatamente la tradizione religiosa, non sono necessariamente dei filosofi cristiani o comunque dei filosofi che citano continuamente la problematica dell'incarnazione, della teologia cristiana, eccetera. No, ne parlano tanto. Si muovono all'interno di questa tradizione utilizzando concetti che, secondo me, e come si può argomentare ancora di più, provengono dal cuore stesso della rivelazione ebraico-cristiana, ma che non si riconoscono più tanto come tali. Questo è ciò che, sempre in base al modello di Weber in qualche modo, noi riconosciamo come la secolarizzazione. La secolarizzazione è, fin dal suo senso, dal senso giuridico originale della parola, passare allo stato secolare, secolarizzare i beni della Chiesa, ed è lì che sono cominciate le secolarizzazioni. La Chiesa era molto sensibile soprattutto a questo aspetto. La secolarizzazione è passare un contenuto, diciamo, da una posizione sacrale a una posizione diversa.
Ora, Weber, come sapete, parla dell'influsso dell'etica protestante sull'origine del capitalismo, ma parla anche in generale, molto più in là dell'etica protestante del risparmio, del non consumare, eccetera, parla anche dell'importanza di una visione monoteistica del mondo per la fondazione della scienza moderna, che non poteva più continuare a pensare che ogni dominio del reale ripeteva la sua legalità da una divinità diversa dalle altre. Insomma, c'è una quantità di elementi al di là della semplice etica del risparmio o dell'etica della predestinazione che si vede dal successo terreno, eccetera, in Weber. Il mondo moderno è una secolarizzazione, si sviluppa come una traduzione in termini secolari di un nocciolo sacrale che è quello della rivelazione ebraico-cristiana. L'ermeneutica lavora anch'essa con una quantità di concetti che provengono da quell'origine e spesso non li riconosce più come tali, non li tematizza più come tali. Questo, diciamo, in disordine, come e perché arriviamo a parlare, a mettere in contatto l'ermeneutica con la tradizione, con la storia della salvezza, intendendo per questo, con questo termine la storia della rivelazione ebraico-cristiana che ci viene narrata dalle religioni della nostra cultura, ebraismo, cristianesimo cattolico, cristianesimi protestanti, eccetera. L'ermeneutica è momento di questo processo, è un aspetto della secolarizzazione del cristianesimo, non si regge se non come derivazione da quella provenienza, e di qui, nella seconda parte di ciò che voglio dire, quella tesi che ho formulato un po' sbrigativamente, provocatoriamente all'inizio: l'ermeneutica non sarebbe pensabile fuori dal contesto della tradizione ebraico-cristiana, soprattutto quella versione dell'ermeneutica in senso nichilistico che vi ho illustrato ieri e che mi sembra imprescindibile. Cioè, si può essere ermeneuti senza essere nichilisti? Sì, però si è degli ermeneuti un po' approssimativi, per così dire. Se uno scava a fondo radicalmente nelle ragioni della filosofia dell'interpretazione, trova il nichilismo. Questa ermeneutica con orientamento nichilistico è impensabile al di fuori della tradizione ebraico-cristiana. È un evento interno della storia del cristianesimo occidentale, del cristianesimo europeo o dell'Occidente in quanto cristianità. Come e perché? Allora, si può poi dispiegare questa tesi in modo più articolato. Per esempio, riassumendo, l'ermeneutica ad orientamento nichilistico è una filosofia che pensa l'essere come accadimento interpretativo, nel quale accadimento interpretativo c'è un elemento di deiettività insuperabile. Cioè, non so, se voi leggete certe pagine di Verità e Metodo trovate facilmente questa tesi. L'interpretazione non rispecchia un ente costituito una volta per tutte che noi dovremmo cercare di capire, ma accresce l'essere di quell'ente. L'essere ritratto, dice Gadamer da qualche parte, diventare oggetto di un ritratto aumenta l'essere del ritratto come participio passato, di colui che è ritratto. Adesso io non so, certo, io sono stato ritratto da alcuni pittori, effettivamente, che è accaduto anche questo. E adesso non so se mi ha aumentato l'essere, però, per esempio, quando andavo in giro una volta a New York, un famoso pittore postmoderno, sopra, non credo. No, però questa tesi è banalizzata a questi livelli, è difficile da sostenere, ma invece è più facile vedere che il classico, per tornare a un esempio che facevamo stamattina, diventa tale nel fatto che gli si incrostano sopra delle interpretazioni, non nel fatto che fin dall'origine si è costituito come quello da cui non si poteva prescindere. Se non ci fosse la Wirkungsgeschichte, il classico non sarebbe tale. Dobbiamo credere davvero che il classico come tale, Wirkungsgeschichte vuol dire la storia dell'interpretazione, la storia degli effetti, come la chiama Gadamer. Se non ci fosse questa storia, diciamo, dobbiamo credere che nel classico c'era già una forza peculiare per cui stimolava tutte queste interpretazioni. Vallo a dimostrare.
Certo, noi possiamo adesso dire che c'è una ragionevolezza nel fatto che siano diventati dei classici certi grandi poeti e non certi versificatori da poco, ma il mistero del divenire dell'essere è che noi ragioniamo, diciamo, giustificando la classicità di Platone e del Partenone, della Divina Commedia, dall'interno di una tradizione che è stata foggiata da quelle opere. E allora sarebbe abbastanza impossibile dimostrare che quelle opere fin dalla loro origine avevano la vocazione di diventare dei classici. Semplicemente la storia dell'essere è la storia di un crescere d'essere su un'origine quasi inesistente. Non è che c'era tutto all'origine e noi lo svolgiamo. All'origine forse non c'era quasi niente. Che si sia incrostato su questa origine una quantità di essere, di interpretazioni, questa è la contingenza dell'essere e l'eventualità dell'essere. E se noi ci rivoltiamo a questo, lo facciamo sempre in nome di un bisogno che io chiamerei nevrotico, anzi che chiamo nevrotico, di scontrarci con un'autorità definitiva rispetto a cui noi siamo soltanto derivati e a cui dobbiamo risalire essendone insieme rassicurati e tacitati in tutti e due i sensi. Ma allora, un'ermeneutica che comporta, perché questo è ciò di cui ne va nell'ermeneutica gadameriana ed heggeriana, comporta l'accadimento dell'essere, non solo come il fatto che l'essere prima c'è e poi si fa vedere in tanti posti, qua e là, si manifesta, si esprime, si dà a conoscere, ma accade come storia di incrostazioni interpretative di cui non possiamo dire quale sia il nocciolo originario, perché non ci è dato più se non attraverso queste incrostazioni, come una sorta di corallo, di pianta, di formazione corallina. Questa concezione dell'essere era pensabile fuori dalla tradizione cristiana dell'incarnazione di Dio e della continuazione della rivelazione con l'invio del Paraclito come spirito consolatore? Domenica prossima è Pentecoste, credo. Per questo che i tedeschi viaggiano molto in giro per l'Europa, perché hanno molte vacanze a Pentecoste. Mi pare tanto che sia sì. Nella concezione dell'essere come evento che cresce nella storia dell'interpretazione, c'è ovviamente l'idea che lo spirito vi insegnerà quello che io vi ho detto, cioè che ciò che prosegue nella rivelazione lungo la storia non è sì, vi insegnerà ciò che vi ho detto, certo la Chiesa l'ha sempre interpretato, vi aiuterà a capire quello che è già scritto totalmente in chiare lettere dentro il Vangelo. Ma fino a che punto sarà poi davvero così? Non ci sarà un elemento di continuazione della rivelazione che l'ermeneutica ha letto radicalmente come crescita d'essere, come eventualità dell'essere? Del resto la stessa eventualità dell'essere è probabilmente già una secolarizzazione dell'idea di creazione. Se l'essere fosse eterno, continua sempre in atto, di cui noi siamo soltanto con il moto circolare dei cieli delle imitazioni più o meno attendibili, non ci sarebbe neanche crescita d'essere. Dunque, c'è tutta una sfera di concetti che, secondo me, si capiscono solo come in riferimento alla tradizione cristiana. Ma soprattutto, perché mai lo spirito deve essere chiamato consolatore? C'è un elemento deiettivo nella storia dell'essere come storia dell'interpretazione che comincia fin dall'incarnazione del Figlio di Dio. Per capire, cioè io uniste che fu detto, ma io vi dico, cioè la vera interpretazione dell'Antico Testamento è la parola di Gesù nel Nuovo. Per arrivare a questa lettura autentica, vera, del senso dell'Antico Testamento c'è stato bisogno che Dio si incarnasse, cioè subisse quel processo di umiliazione che i Vangeli chiamano kenosis, che in italiano risulta cenosi, e io non riesco a dirlo, almeno direi kenosi, perché cenosi mi sembra veramente una cosa come andare a cena. E questo è una struttura imbricata e complessa che secondo me si legge in termini laicizzati nella storia dell'essere heideggeriana, dove c'è insieme
un accadere dell'essere che non ha la propria origine, una pienezza, e che invece diventa pieno via via che si struttura, si costruisce, si dà nelle sue epochizzazioni storiche. Dall'altra però c'è un elemento deiettivo che si esprime per esempio nel dire non ci sono fatti, solo interpretazioni. Questo solo di Nietzsche vorrà dire solo nel senso di soltanto. Ci sono soltanto tre bicchieri qui, due, c'è solo una bottiglia d'acqua. Ma già quando dico c'è solo una bottiglia d'acqua, probabilmente lo dico in riferimento all'immagine, se ne fossero tre o quattro potreste bere tutti. Invece ce n'è solo una. Non voglio dire che grammaticalmente si possa così dimostrare la deiettività. Ma l'interpretazione ha con le sue origini un rapporto di crescita e anche di dislocazione, come se non ci fosse. La deiettività consiste nel fatto che ci si sforza di interpretare un testo, in qualche modo necessariamente lo si fraintende, questo fraintendimento è insieme crescita e perdita. Sono convinto che, è inutile che me lo diciate poi nella discussione, ve lo dico già io, che queste connessioni qui sono abbastanza vaghe e oscure, che io non riesco a liberarmi dall'idea, e del resto in Heidegger questo, se anche troviamo difficile spiegarlo, c'è in ogni pagina. La deiettività, la Verfallenheit, non è un fenomeno provvisorio, è un fenomeno costitutivo prima dell'esserci come tale, dell'esistenza, e poi della storia dell'essere. Questa deiettività non avrà da fare con la tradizione cristiana, che ne pensi Heidegger, che soprattutto nei Beiträge sembrava considerarsi uno che col cristianesimo non voleva niente da fare. Io sono convinto, e sottolineo sono convinto perché forse non sono completamente in chiaro con questa convinzione, per cui è tutto da discutere, forse ci si può aggiungere molto più di quello che io sia capace di fare. Sono convinto che però è possibile mostrare che l'ermeneutica come filosofia dell'interpretazione orientata verso una concezione nichilistica dell'essere, del destino nichilistico dell'essere, è una traduzione, una secolarizzazione, una interpretazione della storia della salvezza. La storia della salvezza si dà come incarnazione di Dio, umiliazione di Dio, tramandamento che cresce e svela, ma svela anche quanto più si allontana dall'origine, per cui il Paraclito è uno spirito consolatore. Vi devo mandare un consolatore perché io sono andato via. E che abbiamo bisogno di una consolazione è importante, cioè significa qualcosa, significa che salvezza e perdita, salvezza e diminuzione, salvezza e consumazione vanno di pari passo, e questa è la storia dell'interpretazione. Uno dei termini chiave, come avete sentito qui in tutto questo discorso, è l'idea della secolarizzazione, che mi pare di incontrare anche e soprattutto perché è un altro modo di dire quello che Heidegger dice col termine Verwindung. Tutti sapete già cos'è la Verwindung, o chi non lo sa, sentarmi, insomma, io adesso lo ripeto rapidamente. La metafisica si può superare, Überwinden? No, non si può superare, perché se la si supera, si pretende di superarla, si fa soltanto un'altra metafisica, cioè si descrive l'essere in un modo diverso, noi sempre dentro un rapporto ambiguamente descrittivo e deiettivo con l'essere stiamo. Non si può superare, si può solo Verwinden, distorcere, accettare, proseguire ma in modo perverso, rassegnarsi. E tutti questi sono i termini con cui noi potremmo indicare il rapporto che la secolarizzazione moderna ha con le sue origini sacrali. La secolarizzazione non è ci siamo finalmente liberati del cristianesimo. No, l'abbiamo attuato nella società capitalistica, nella società della razionalizzazione del lavoro sociale, nell'ermeneutica come teoria laica dell'interpretazione, ma l'abbiamo attuato. E questa provenienza non è indifferente, non nel senso in cui spesso i discorsi sulla secolarizzazione vengono presentati, cioè hai scoperto che l'origine è quella, ma allora torna all'origine, viva Dio. Cosa vuoi mai startene alla periferia dell'impero? Vai al cuore dell'impero, fatti monaco, vai in convento, figlia mia, come diceva Amleto Ofelia. Questo voi sapete intanto perché non è possibile andare tutti in convento, ma poi soprattutto perché non ci sarà
una ragione buona per la secolarizzazione. Cioè, che la secolarizzazione sia stata di fatto il destino del cristianesimo nella nostra civiltà, non manifesterà una vocazione stessa del cristianesimo alla secolarizzazione? E la kenosis, l'incarnazione di Dio, non sarà una prima, fondamentale, radicale, esemplare forma di secolarizzazione? E se la pensate così, che non è poi tanto inverosimile, allora l'inizio della consumazione del sacro come ciò che mi tacita e che in questa misura è violento, devo stare a bocca aperta dicendo sì, se parli tu non posso più dire niente, l'inizio della consumazione di questo sacro è l'incarnazione di Dio, non vi chiamo più servi ma amici. E questo è l'umiliazione di Dio che la tradizione prevalente del cristianesimo ha interpretato come pedagogica, didattica. Ma come? Dove ti abbiamo mai incontrato, Signore? Quel poveretto nell'angolo là ero io. Dice, però adesso pac, mi svelo e finalmente sono il principe splendente. Ma davvero ti vuoi svelare? Erano tutte maschere, ma perché mai avresti dovuto mascherarti in tutte queste forme? Solo per persuadermi, ma bastava che mi comunicassi rapidamente che si trattava di te, ma volevo metterti alla prova. Un pochino di cattivo, una leggera cattiveria, un po' di sadismo, dovete... Non so, mi sembra abbastanza verosimile tutta un'altra interpretazione, che l'incarnazione di Dio non è un espediente, un trucco, un mascheramento provvisorio per mettermi alla prova, è l'esemplare di ciò che io devo diventare. Se vuoi, chi non si perde l'anima non la guadagna, non la salva, ma la salvezza consiste in un progressivo alleggerimento del mio peso d'essere, piuttosto che nell'alleggerirsi provvisoriamente per recuperare tutto. Certo, avrete il 100 per 1, chissà, ma avrete il 100 per 1 può anche voler dire avrete finalmente la beatitudine dei puri spiriti, invece di vivere in un ristorante con annesso harem, per esempio. Sarete dei puri spiriti e questo vi renderà felici, perché non avrete tutti quei bisogni restaurativi ed erotici che vi hanno tormentato per tutta la vita. E forse, come dire, non capisco che tutto ciò è del dominio dello schwärm, della schwärmerei, della chiacchiera sognativa, ma ci sono più cose o ci sono più possibilità di discorso in cielo e in terra di quante la filosofia coi piedi per terra ne conosca. È indubbio che la relazione tra ermeneutica e tradizione cristiana non si può liquidare tanto facilmente, soprattutto con lo schema di l'ermeneutica è diventata moderna quando si è liberata dal suo legame con la lettura dei testi sacri, o dal suo legame esclusivo con la lettura dei testi sacri, dilta e steunder ermeneutico. È un po' debole tutto questo, un po' persino troppo debole per i miei gusti. Allora, il rapporto, ogni volta che si cerca di definirlo, chiama in direzioni diverse, a cominciare dalla presenza di un'idea di chiesa nell'idea di comunità che l'ermeneutica si trova a maneggiare, e soprattutto certo l'affinità tra Heidegger, la Verwindung e la nozione di secolarizzazione mi sembra di un'evidenza solare che come tutte le evidenze solari tende a sfuggire, cioè la lettera rubata deve essere messa lì sul tavolo, nessuno la vede. Ma però, se ci riflettiamo un momento, non è poi così stravagante. Il rapporto della modernità con la sua origine sacrale è il rapporto verwindend dell'ultra metafisica heideggeriana con la tradizione metafisica, e le due cose sono molto affini tra di loro, eccetera. Questo rapporto di verwindung è la storia del nichilismo, è la storia del divenire, del camminare dell'essere verso il nulla in modo indefinito, perché pensare ad un punto di arrivo nullificante finale sarebbe pensare il nulla in termini metafisici come la presenza dell'assenza. È avanti di questo passo. C'è una quantità di cose che si tengono in questo ragionamento, anche se altre sembrano spappolarsi da tutte le parti. Ancora due brevissime osservazioni conclusive, anche se potremmo starci più a lungo, ma nella discussione so già che magari ci torneremo. Il cristianesimo o l'Europa era il secondo titolo che vi avevo citato, o l'Occidente o la cristianità, naturalmente è il titolo dell'opera di Novalis, Christenheit oder Europa, che poi io per adottarlo l'ho rovesciato, l'Europa o la cristianità, l'Occidente o la cristianità, ma l'importante di questo titolo consisterebbe in questo, che non tanto la secolarizzazione non va tematizzata solo
in senso risalitivo, ma anche in senso discensivo. La verità dell'Europa è il cristianesimo, ma la verità del cristianesimo è l'Europa. Quando ieri ci esemplificavo il genitivo oggettivo, se diciamo che Dio è il Dio della Bibbia, il Dio della Bibbia vuol dire il Dio che è l'autore della Bibbia. Sì, ma sarà anche forse il Dio di cui parla la Bibbia, è solo quello, cioè il Dio di quella rivelazione, che appartiene a quella rivelazione, non solo a cui la rivelazione appartiene. Ora, questo discorso applicato alla secolarizzazione significa la verità dell'Europa è la sua origine cristiana, ma la verità del cristianesimo è l'Europa moderna, è la modernità. Cioè la secolarizzazione appartiene organicamente al cristianesimo e diciamo le posizioni, qui naturalmente si toccano terreni delicati, le posizioni che cercano di porre un limite alla secolarizzazione sono dal punto di vista del linguaggio filosofico che noi parliamo delle ricadute metafisiche, per esempio delle ricadute letteralistiche. Se qualcuno dice, momento, c'è un testo che deve essere interpretato autenticamente da una gerarchia che ripete la sua autorità da una tradizione diretta, ma già la tradizione diretta è molto complicata, del resto tutti gli atei e i miscredenti hanno sempre pescato nel torbido della storia della Chiesa. Noi cristiani ci siamo abituati a pensare che una era la storia degli uomini di Chiesa, l'altra era la storia della Chiesa. Ma questa trasmissione, questa tradizione, in base alla quale persino di recente è stato giustificato il fatto che non ci sono donne preti, perché la trasmissione apostolica è avvenuta sempre attraverso vescovi e preti che erano maschi. Tra l'altro è una ben strana partenogenesi, la trasmissione per lo più è matrilineare. Ma comunque, a parte ciò, quando diciamo si può applicare tutto questo discorso per dire che la secolarizzazione è il destino del cristianesimo e che porre dei limiti gerarchici, letteralistici, autoritari a questo destino è una ricaduta metafisica, nel senso che è un fenomeno di oggettivazione. Questo è il testo e non si muove di lì. Le interpretazioni vengono dopo, ma sono soltanto dei modi per arrivare solo al testo così com'è. E c'è una gerarchia altrettanto rigida quanto la lettera del testo, eccetera. Il titolo di Novalis ci richiama anche a cosa Novalis diceva in quel librettino, in quel saggio. Novalis, io l'ho sempre stigmatizzato, l'ho sempre pensato, ah, adesso c'è citi Novalis, ti pigli del reazionario. Sì, ma Novalis era reazionario solo fino a un certo punto, perché rileggendo con gli occhi di adesso quel saggetto, che sono una trentina, 40 pagine, trovo in Novalis una concezione, certo c'è anche tutta una idealizzazione del cattolicesimo medievale, e quindi questo dice, ah, però, medievaleggia. Ma d'altra parte c'è una dottrina della religione di tipo Schleiermacher, discorsi sulla religione, cioè la Bibbia dovremmo scrivercela ciascuno per sé. Il testo biblico è qualcosa a cui certo mi devo riferire, ma la vera religione sarebbe la capacità di prodursi una Bibbia da soli. Adesso questo naturalmente forse è esagerato, perché riscriversi tutto l'Antico Testamento anche è un'impresa borghesiana. Voglio dire che Novalis coltivava anche l'idea di di un cristianesimo recuperato come vitalità religiosa non disciplinare, non chiesastica, non dogmatica, nel senso in cui siamo stati abituati per via della sua identificazione col cristianesimo cattolico a considerare Novalis. E c'è tutt'altro lì dentro. La cristianità o l'Europa vuol dire anche che l'Europa è il destino della cristianità, che l'Occidente è il destino della cristianità e non soltanto. Sì, certo, per carità, io non voglio mica far tutto Novalis. Dio guarda, beh, è tutt'altra cosa. Dio guarda, ma certo la cristianità dell'Europa non è un testo reazionario come ci siamo abituati a considerarlo, forse alla luce della sua carriera successiva. E quindi questo, come dire, mostra tutta una relazione non soltanto di attenzione devota, se vogliamo, dell'ermeneutica verso la tradizione religiosa occidentale, ma mostra anche una sua attiva presenza critica nei confronti di certi modi di leggere e di intendere questa tradizione. Lo dico questo anche perché tutto un lato, tutta una parte di filosofi italiani che hanno riscoperto la religiosità, il cristianesimo, anche il mito, ci metto dentro il mio maestro Parison, ci metto dentro i Cacciari delle ultime opere, eccetera, mi sembrano piuttosto
classificabili sotto la secolarizzazione risalitiva, cioè come se lo scoprire le origini del proprio pensiero nella tradizione cristiana dovesse solo risolversi in un movimento di ritorno all'indietro. Io poi ho segnalato in una recensione che ho fatto, e continuo testardamente a dire questo, che nell'inizio di Cacciari non c'è lo Spirito Santo, che mi sembra fondamentale la mancanza dello Spirito Santo, perché tutta questa l'ermeneutica nichilistica è l'ermeneutica dello spirito, della spiritualizzazione del messaggio, dell'alleggerimento della letteralità, della terza epoca di Gioacchino da Fiore. Queste posizioni, e credo persino in Parison, per quanto lì sia più problematico, perché lui gli ha lasciato molti appunti inediti, e poi io, avendolo conosciuto personalmente, non so mai se l'ho capito bene come un autore o soltanto come un amico che, con cui qualche volta discutevo non essendo d'accordo, è più complicato. Però mi sembra che ci sia una tendenza a non considerare l'elemento secolarizzazione dalla parte discendente, come un destino che si deve percorrere. Allora lo stile, il modo di articolarsi di queste filosofie, persino il nocciolo della discussione che avevamo ieri sera intorno al libro di Rovatti poteva riportarsi a questo. Stiamo davanti al mito, all'ombra, al non detto, come ad un nocciolo che dobbiamo recuperare nella sua pienezza misteriosa ma senza consumarlo, oppure è il consumo di questa sacralità quello a cui siamo chiamati? Capite che le cose stanno in modo profondamente diverso. Questo consumo è il nichilismo di cui parlavo, è l'orientamento dell'essere verso il nulla, che trova una sua, come dire, emblematizzazione nel mito, tra molte virgolette, dell'incarnazione di Dio. Certo non è un mito nel senso che sia una favola di cui non possiamo, della cui verità possiamo dubitare profondamente. Noi ci muoviamo dentro a questa, all'apertura inaugurata da questo mito, da questo racconto, e tutti i nostri racconti di ermeneutici sono profondamente innervati, sostanziati di questa eredità, che nel suo stesso contenuto ci indica, quasi come Zarathustra che voleva essere tradito dai suoi discepoli, ci orienta nella direzione della secolarizzazione, della desacralizzazione, dell'alleggerimento anche della letteralità di questi contenuti. Le cose che si possono ancora aggiungere, ma io credo, finisco rapidamente così, interrompo questo discorso, sapendo che si possono dire tante cose intorno a questo, ma che si possano dire tante cose è la prova più evidente che noi stiamo dentro a questa tradizione, che tutto il nostro discorso è pieno di questa roba. E che appena apriamo quel sportello lì, secondo un'altra immagine evangelica, tiriamo fuori roba nuova e usata, ma tiriamo fuori continuamente di tutto, ed è questa in fondo anche una delle ricchezze di questa impostazione del discorso sull'ermeneutica, che ci permette questi collegamenti, ci permette di ridare voce ad una parte della nostra tradizione che in altri modi di filosofare risulta come tagliata via, come ignorata, che Derrida non parli mai di religione mi preoccupa, che Gadamer non mi dica. Certo, io quando ero piccolo, quando andavo a lezione dai miei maestri, dicevo: ma questo qui crede o non crede? Perché io ero un cattolico molto fervente. E loro non me lo dicevano mai, ovviamente sono mica scemi, si comportavano in modo molto, alcuni più rispettosi, altri meno, ma non riuscivo mai a saperlo. Adesso posso anche capire perché avevo questa curiosità si è verwunden, si è trasformata, distorta nella, come dire, nell'eccitazione che mi dà l'aver ritrovato, meditando sui testi laici, tra virgolette, dei miei filosofi ermeneutici, tutto questo patrimonio che, forse anche biograficamente per me, era come dentro uno stipo che non riuscivo, con cui non riuscivo a trattare, se non nei modi più banali dell'etica che non mi andava bene, della rivelazione troppo letteralmente presa, eccetera. E qui mi pare che si dà, c'è tutta una, come dire, c'è tutta una possibilità di arricchimento anche dei contenuti del pensiero ermeneutico a cui non dobbiamo rinunciare. Grazie. Ringrazio il professor D'Attimo, adesso la parola è a voi. Non so se
il dottor Curazzi ritiene saldato il debito, temo di no, ma che il contratto stamattina dal professor Vattimo. Riformula. Ma vieni di qua, ma ieri erano molto. Credo che oggi insomma abbiamo capito quali sono i confini dell'ermeneutica e alla fine sono dei confini storico-geografici ben precisi. Penso però che ritornando alla prima lezione, non so se contemporaneamente si è salvato la questione dell'universalità dell'ermeneutica. L'universalità è un altro modo per dire la questione che mi interessava in questi giorni della storia della metafisica o delle storie della metafisica, no? E il problema è questo: come si fa a dire che l'ermeneutica è universale e tirare in ballo uno come Rorty e negare poi la possibilità che l'ermeneutica si possa giapponesizzare, cioè che possa uscire dai confini dell'Europa e quindi da una tradizione, da certi confini storici e geografici? C'era effettivamente anche un quinto punto nella mia relazione che non ho affrontato perché erano solo due o tre righe. Cristianità o Europa? Europa, punto interrogativo. E l'ecumenismo? Ma prima di tutto, che l'ermeneutica abbia queste origini occidentali è una tesi che intanto si potrebbe contestare anche come tale, nel senso che un appassionato dell'universalità dell'ermeneutica comincerebbe col non accettare che l'ermeneutica abbia questa, è un'obiezione che già mi è stata fatta da qualcuno, e quindi una via potrebbe essere quella, ma però questa via pecca secondo me di docetismo, cioè di nuovo pecca di tende a leggere la metafisica è storia dell'essere, non è la storia dell'essere, quello che dicevamo già ieri. Come però la mettiamo con il Giappone, posto che appunto c'è il problema dei giapponesi che incombe alle nostre frontiere anche come produttori di automobili, col Giappone la mettiamo come la mettiamo con l'Occidente, cioè noi possiamo davvero saltare fuori dall'Occidente? No. Possiamo pensare che l'Occidente è una cultura tra altre, con un arbitrio panoramico, perché le culture non stanno mai tra di loro su un piano, è una cultura che viene dopo, ha dei rapporti spazio-temporali con altre che entrano molto profondamente nella relazione, non può mai essere messo. Io allora penso che l'Occidente è la storia dell'essere come tramonto dell'essere, che c'è un'occidentalizzazione del mondo a cui noi stiamo assistendo, che non è quella dell'imperialismo dal 5 al 900, è un'occidentalizzazione di tipo diverso, magari si manifesta attraverso un imperialismo economico, però sai, sostenere che gli indiani preferiscono avere il frigorifero solo perché sono frastornati dalla pubblicità americana mi sembra ridicolo. Cioè ci sono ci sono dei conflitti tra culture che oggi tendono a risolversi modificando anche la cultura egemone occidentale, ma attraverso un processo di omologazione che io non trovo così scandaloso, ammesso che si faccia senza l'uso delle cannoniere, e che comunque è cominciato con le cannoniere, è inutile che noi fingiamo di non averle usate, noi non le abbiamo mai usate, ma se noi adesso abbiamo i microfoni, le lampadine, l'acqua minerale, forse è perché i nostri padri hanno usato le cannoniere, e noi possiamo certo dispiacerci che le abbiano usate, ma non possiamo fare gli ipocriti col dire ma come, che vergogna, eccetera. È andata così. Possiamo soltanto riscattare l'uso precedente delle cannoniere producendo un'occidentalizzazione che sia anche una omologazione a livello di dialogo modificanti due partner del dialogo. Ma cosa voglio dire con questo? Che non mi preoccupo tanto che la storia dell'essere che io racconto sia troppo una sola per essere vera, perché poi questa è la tua obiezione, cioè, vabbè, ma allora l'Australia, l'Oceania, ma mi sembra che è un'esigenza tutto sommato ancora un po' empirico-metafisica quella di mettere accanto tutti questi continenti. L'Australia e l'Oceania sono in rapporto con l'Europa attraverso delle vie di comunicazione, dei telefoni, eccetera. Possono ammettere che i boscimani che non vivono in Oceania ma forse nel sud dell'Australia o forse in Africa non sono solo delle scimmie un po' più progredite ma molto più indietro di noi nella linea dello sviluppo umano, non mi arriverei a dire questo. Certo, però quello che dico è che il loro entrare nella storia dell'essere è stranamente legato
al loro incontro con l'Occidente, per quanto mi riguarda. Se hanno delle storie alternative da raccontarmi, sono disponibile, ma non sono neanche tanto scandalizzato che Gesù Cristo sia nato in Palestina presso un singolo popolo, nel senso che la storia della salvezza prevede questo allargamento. La missione è questa nel Vangelo, non è tanto perché i teologi più progrediti, anche Küng, che io peraltro rispetto e stimo, tendono sempre un po' a fare questo distacco docetistico, cioè come se l'incarnazione del docetismo è l'idea che la figura umana di Gesù sia un'apparenza, e che quindi, capisci cosa voglio dire? Cioè che il legame di Dio con una regione del mondo, una storia concettuale determinata, sia uno dei tanti che Dio ha potuto assumere, una delle tante forme. Io questo non riesco a crederlo, perché... Sì, non ho capito perché tu hai evocato Rorty, in quanto ateo. Ah, ho capito. No, perché appunto è strana una certa tradizione ermeneutica. È un'ermeneuta, mi tiene in ballo per dirmi la scelta dell'ermeneutica, però è strano a un certo modo di legare le mie ermeneutica. No, no, certo. Senza. Sì, ma allora lo potrei anche mettere così, in quella forma lì, un po' meno brutale, un po' meno siniana. Adesso stasera io ingiurio Rorty. No, nel senso che effettivamente c'è come una differenza tra la cosa stessa, diciamo, di cui trattiamo e le sue effettive interpretazioni. Allora, anche quando dico che Gadamer non riconosce abbastanza questa origine, cosa dico? Che non è un ermeneo? Lavoriamo intorno, c'è come una consistenza dello spirito oggettivo nel quale ci muoviamo, che riflettuta, meditata, presa più radicalmente, in certo modo, dà luogo a questi risultati. Non mi sembra così impossibile. Però effettivamente il punto fondamentale qui è, direbbero i politici, è il metodo. Cioè, metodicamente, io credo che sia coerente con le premesse dell'ermeneutica non credere di poter assumere una posizione panoramica, che l'universalità la devo costruire a partire da una posizione in dialogo con altre, costituendo un terzo orizzonte di relazione, ma non pretendendo di dire bene, allora tutte le culture, come dice l'antropologia, ma quando mai tutte le culture? Tutte le culture sono messe su un piano che è in questa stanza del Musée de l'Homme di Parigi. E quello è determinante, no? Poi sì, loro sono messi lì su quel piano, ma intanto siamo dentro una stanza in un museo di uno stato, bla bla. E il dramma dell'antropologia culturale poi è anche questo: come fai a sapere esattamente come stanno le cose sul luogo? Te lo fai dire da uno, il tuo informatore locale, il quale però primo l'hai corrotto con specchietti, anelli, eccetera, che razza di informatore sarà mai? Non solo, ma lui ti considera già un nemico, perché sei arrivato chissà con chi, con i militari occidentali, con i carri armati, con gli aerei. Non ha nessun senso. Tu parti sempre dall'interno di una cultura e costituisci l'universalità attraverso fusioni di orizzonti sempre. Allora anche il rapporto del cristianesimo con le altre religioni forse è così. Non può essere tanto di dire vabbè, certo Dio si è rivelato in questo modo da noi, ma altrimenti in altri modi. La salvezza dei singoli è un problema, naturalmente, perché nella teologia contemporanea è scomparso il limbo, per esempio nel catechismo nuovo della Chiesa non c'è più il limbo, che era una cosa importante perché era la risoluzione del problema di quelli che tutto sommato non erano cattivi, però non avevano avuto occasione di entrare in contatto con la Chiesa cattolica, con il battesimo. Tu cerchi proprio sempre di mostrare che c'è la parte cattiva della cosa. No, certo. Ecco, sentivo la presenza di Roma. Ah, vabbè, certo, pure i greci. Senti, Mimmo, aspetta, togli solo quella giacca, pure prendi l'altra sedia. No, prendi l'altra sedia. Induco che il professor Iacolino si appresta ad un intervento lungo e complesso. Anzi, molto semplice, che pensa alle cose se no. Io sono in radicale disaccordo sul fatto che l'ermeneutica sia nichilista, insomma. In un certo senso tutto quello che hai detto, insomma, che io mi domandavo perché c'è una tendenza di fare l'ermeneutica di Vattimo, quindi comprendere
Mi domando perché, diciamo, l'ermeneutica che tu cerchi, insomma, debba caratterizzarsi così come nichilistica e non, per esempio, poniamo un'ermeneutica dell'amore. Visto dell'amore? Che, visto che, diciamo, che la parola finale, diciamo, è questa, quest'idea dello spirito, che poi è la cosa, direi, forse anche la più praticabile, perché, insomma, quando si, appunto, mentre si parla dell'incarnazione, cioè, insomma, è qualche cosa che, appunto, ne possiamo parlare in termini solo, insomma, poi lo spirito che, appunto, soffia dove vuole, insomma, cioè, in realtà la tradizione cristiana ha sempre saputo che, in fondo, al di là di tutte le affermazioni dogmatiche, insomma, cioè, laddove, come dice, dove c'è l'amore, c'è la solidarietà, dove c'è ubicaritas et amor, ibi deus est, no, insomma, Dio è amore, cioè, voglio dire, questo è una cosa che si può praticare dappertutto, insomma, no? Non c'è mica bisogno di essere preti, mezzi preti, di avere tradizioni, no? Dico, cioè, assumere un atteggiamento di questo genere nei confronti degli altri, insomma, nei confronti dell'altro, no? Del diverso, cioè, è una cosa praticabile, insomma, no? E forse però l'unica cosa che ci resta di questa tradizione, insomma, no? Al di là di tutte le punte, le varie interpretazioni, le varie scuole dogmatiche, cioè. Ecco, allora io credo che in qualche modo, diciamo, no? Ci sia questo voler accentuare, diciamo, questo tema nichilistico, insomma, no? Perché c'è incombe sempre una problematica di tipo ontologico, insomma, no? Ecco, ma io mi domando, se non incombesse questa problematica di tipo ontologico, insomma, no? Se fosse possibile, diciamo, fare a meno dell'ontologia, insomma, e ci sono una serie di pensatori che ne fanno a meno, insomma, no? E devo dire paradossalmente anche che il mio maestro Richieri, insomma, non è che poi lui parla di un'ontologia frammentaria, problematica, cioè che alla fine, ed è un'ontologia del sé. Mica l'ontologia del Padre Eterno, mica l'ontologia né del mondo, cioè, io credo che si faccia molto, cioè, si conosca poco di Kercher, cioè, nel senso, io penso che in realtà poi, diciamo, anche la sua vocazione vera, essendo poi un fenomenologo della volontà, si è proprio cercato in quella direzione, insomma, no? Proprio dell'amore, insomma, perché io voglio usare questa parola, insomma, no? Diciamo, anche se è una cosa difficile, problematica, ecco, non è che dire che è semplice, insomma, ed è la cosa più difficile forse amare se stessi. Cioè, nell'ultimo libro di Richieri, insomma, c'è una noticina che poi io so che ha ispirato il suo titolo, insomma, lui cita il diario del curato di campagna di Bernanò, in cui c'è questa figura di questo prete che si dedica per tutta la sua vita, peraltro giovane, no? A occuparsi degli altri, a sacrificarsi, eccetera. Poi mi muore, mi pare, di cancro, qualcosa di, e poco prima di morire capisce che in fondo la vera, dice, la grazia delle grazie è riuscire ad amare se stessi umilmente, insomma, come un qualsiasi altro. Ecco, allora io mi domando, appunto, se scegliendo come asse, appunto, diciamo, non una problematica di tipo ontologico, insomma, no, ma una, appunto, un'ermeneutica dell'azione, un'ermeneutica della prassi, insomma, proprio perché l'azione è sempre qualcosa di concreto, insomma, e che non ci sia una via di uscita da questo nichilismo, insomma, no? Che diciamo, sul piano teoretico incombe, perché, cioè, sembra sempre, diciamo, no, che, cioè, il problema famoso delle maschere, dietro le quali ci sono altre maschere, delle interpretazioni, che sono interpretazioni di altre interpretazioni. Però se invece noi ci fermiamo al concreto dell'azione, l'azione, insomma, o c'è o non c'è, voglio dire, insomma, non può non esistere, insomma, ecco, in questo caso, diciamo, io credo che c'è una via di uscita, insomma, ecco, questo è un po', come dire, la tesi generale, insomma, che io credo che si possa dire in termini molto semplici, perché io non credo nella filosofia che si, come dire, adorna di parole oscure, inesprimibili, insomma, no? Perché, per cui diventa tanto difficile che uno si deve strizzare il cervello per capire questi famosi professori, insomma, no? Ora, rovesciando un po', insomma, no? Ecco, dovrei proporre lo stesso problema in un'altra forma, no? Ecco, io quest'anno, nell'ambito del mio corso di filosofia del linguaggio, ho fatto anche un seminario che si intitolava così: La conquista dell'America e l'ermeneutica del moderno, in cui, insieme a una decina di ragazzi, abbiamo cercato di studiare questo momento epocale
della nostra storia dell'Occidente, insomma, no? In cui diciamo, gli europei occidentali, anche cristiani, perché ci sono andati in nome della fede, Gesù Cristo, l'evangelizzazione, da Colombo, a Cristoforo Colombo, a tutti gli altri, hanno commesso, diciamo, qualcosa di simile a, insomma, ci sono varie valutazioni, ma insomma, si potrebbe pensare a 20 volte l'Olocausto, cioè nel senso che in circa un secolo la popolazione del continente americano è diminuita pari da 80 a 100 milioni a 7-8 milioni, insomma, no? Quindi, e sono stati sterminati, insomma, sostanzialmente. Ecco. Ora, ciò nonostante, io non lo dico solo così per il gusto un po' ghignol, no? Di dire che questo... quanti morti, quando sangue è stato sparso, quanta gente è stata fritta, arrostita, perché certo, insomma, c'è, diciamo, sul piano della scelta delle torture, insomma, no, dico, c'è da scegliere. Ma perché io credo che comunque, diciamo, dietro questo Occidente, anche dietro l'evangelizzazione, quindi l'identità cristiana dell'Occidente, c'è questo tremendo problema, insomma, su cui poi, tra l'altro, dei cristiani, anche dei teologi, per esempio, oggi stanno riflettendo, insomma, no, la famosa teologia di liberazione nasce anche da una revisione critica di questa storia, insomma, no? E per cui si parla anche di un cristianesimo non più legato all'Occidente, insomma, che non significa negare tutto quello che dicevo, io sono del tutto d'accordo, cioè che storicamente, insomma, cioè la storia è quella che è, insomma, non è che uno si può fare una storia, e bisogna prenderla molto sul serio, se no cadiamo nel docetismo, insomma, no? Ecco, però ecco, c'è, secondo me, uno spazio proprio lungo i sentieri della prassi, insomma, no? Appunto, si parla di prassi di liberazione, si parla anche di filosofia della liberazione, tra l'altro, ma insomma, non so se poi è possibile fare, ma è possibile cercare di conquistare un'identità nuova, diciamo, di un cristianesimo, ma anche forse di un'umanità, ecco, perché a questo punto anche, che nel momento in cui si incontra con altre culture, invece di massacrarsi, questo enorme potenziale di violenza, però riesce, insomma, non so, a comprendersi, a cooperare, a creare una comunità umana, cioè questo è un sogno, non lo so, forse, cioè, però certamente è un problema che si pone, diciamo, di qui al prossimo millennio, visto che ci mancano solo 7 anni. Ora, io credo che, per esempio, su questa strada un'ermeneutica serve, insomma, no? È molto utile, insomma, però appunto, ancora una volta, io non la vedo affatto come un'ermeneutica nichilistica, insomma, anche lo stesso, diciamo, anche alcuni temi proprio tipici del tuo pensiero, cioè, non li vedo affatto in termini di, li vedo proprio spendibili proprio per questa revisione, diciamo, del passato in funzione, diciamo, di una costruzione di una solidarietà nuova, tra l'altro anche la giapponesità, perché no, insomma, cioè, in questa storia ci sono anche i giapponesi, insomma, ecco, e ci sarebbe tanto a dire, insomma, ecco, questo è solo. Ma molte delle cose che dici, intanto devo dire che nel saggio, in uno dei due saggi che ho citato all'inizio come fonti di riferimento per me di questa conversazione di oggi, c'era proprio un finale caritatevole del genere di quello che dicevi tu, ma non tanto fondato, cioè fondato come il limite della secolarizzazione, quale potrebbe essere? Non l'autorità, non la lettera del testo, ma la caritas, l'amore, come dici tu. E questo poi anche, diciamo, richiamando l'uso di certe, il principio di carità che si cita talvolta da parte di analisti del linguaggio neopragmatisti, che non è casuale, perché in un pensiero non fondativo la carità prende corpo, sì, però se così, in un pensiero non fondativo, ritrovo qualche ragione per il nichilismo. Guarda che l'amore ha sempre trovato un limite nella metafisica, perché sì, ti amo, ma momento, calma, mica tutto, no, ci sono poi delle battute anche irripetibili, ma insomma, caro mio, solo un nichilista ama davvero, perché gli altri hanno sempre un po' di, c'è un momento, però c'è l'essenza che devo rispettare, ci sono i... Allora, non, questa connessione non mi sembra, tu puoi non considerarla necessaria, ma non è ostacolante, anzi è un discorso. E per quanto riguarda poi Ricoeur, che semmai è al fondo della differenza dei nostri discorsi, no, è vero che io però mi annotavo che probabilmente anche Ricoeur, come dire, fa una giustificazione teorica di questo atteggiamento, non ne fa una scelta
in pratica, se no farebbe semplicemente il monaco e non scriverebbe libri. Allora, in termini di giustificazione teorica, secondo me poi si incontra con delle tematiche su cui può accettare quello che ho, io posso accettare quello che lui dice oppure no, possiamo, siamo più omogenei di quanto non sembrerebbe se radicalizzassimo troppo la differenza che tu hai messo lì. Sono, come dire, sono convinto che ci sia sono convinto che ci sia molto, anche perché tu poi supponi due cose in quello che dici. Uno, dici, ma perché dobbiamo arrivare a questo nichilismo? Sì, perché per te il nichilismo è giudicato metafisicamente come un rischio, allora dovresti considerare il problema. Oppure, se tu lo dici descrittivamente, neutralmente, come diciamo, una complicazione inutile, allora avevi cominciato così quando hai detto le parole complicate. Però poi sotto sotto, secondo me, tu del nichilismo sospetti perché non ti piace, ma non ti piace, dovresti esaminare come mai. Non ti piace forse perché sei troppo metafisicamente legato a un'idea ancora di pienezza dell'essere. Aggiungi a ciò, quando alla fine dice un'ermeneutica può servire, che sembra addirittura che tu rimetta l'ermeneutica in una prospettiva di tipo metodica dell'interpretazione del dialogo, siccome dobbiamo incontrare i giapponesi, incontrare gli indios degli americani, invece tagliare loro la testa, farli parlare, eccetera, ci vuole l'ermeneutica. Sono due spie, che adesso non voglio neanche esagerare, di una posizione. Allora, se però io ti dicessi, se ti dicessi che il nichilismo è il miglior fondamento della tua etica dell'amore, tu dovresti rifletterci, riflettere sulla... L'amore. È una provocazione, è uno scherzo, è una dichiarazione d'amore. Però una volta che l'ha capito, e ci sono le possibilità di comprendere nel contesto, conoscendo le persone, Pascal. Però qualcosa conquistato. Allora io dico, questo famoso più di senso, cioè per me l'interpretazione infinita è un accumulo di significati. Non è che invece potremmo scoprire sempre le nascite del vuoto dietro il vuoto. No, ho capito, però che si sia. Sì, c'è un accumulo che però comporta in qualche modo qualche elemento di diminuzione, è quello per cui la conquista del senso ha da fare con l'incarnazione, non so, è questo che a mio parere, però hai ragione che la deiettività dell'ermeneutica non è... Sì, ma la nostra esistenza è sensata, guarda che nella misura in cui... Ma non ti sembra che ci sia un elemento... Non ci sembra che proprio dal punto di vista della consistenza dell'accumulo ci sia un elemento di perdita nell'interpretazione oltre che di guadagno, cioè di spostamento, di dislocazione che ti impedisce almeno l'arricchimento nel senso che cresca la disponibilità della presenza dell'essere, non so come dire, tu sei pur sempre, è pur sempre solo un'interpretazione quello che tu fai, non è una costruzione. E perché? Rispetto ad una concezione metafisica dell'essere come consistenza presa, ci vivi spontaneamente, non so, perché poi ci sono. Il problema quando tu dici io dicevo sei la vita, no? Sembrava così, è sfortunato. E beh, certo, è una battutaccia. Vedi. La fenomenologia segna irrimediabilmente chiunque l'abbia avvicinata. È un contagio, un male irrimediabile. Per carità, se interviene Horst non finiamo più, comunque che intervenisse. Finiamo male. Non ho intenzione, Gianni, a fare contrapposizione in questo modo. Cioè, mi ha molto divertito la questione se l'unica sigla dell'ermeneutica debba includere i giapponesi, direi di sì. Per il semplice fatto che ogni discorso si rivolge a un altro vuole essere risposto, altrimenti i giapponesi non parlerebbero, ma non lo so, grugnirebbero, non lo so. Non è che non voglio parlare con i giapponesi. Non posso dividere i popoli secondo la suddivisione di una tavola geografica, non ci metti gli esemplari di uomo, perché già per il semplice fatto che fin dal principio l'esposizione che Heidegger fa
del Dasein, del esserci. Esserci è una traduzione terribile, ma questa è la difficoltà che si incontra in una creazione di questo tipo, che non è una creazione, però è un far risuonare delle significazioni alla parola che in italiano è quasi impossibile formularli. Naturalmente uno potrebbe pensare a Dasein e cosa significa. Semplicemente qualcosa che è cascato per caso nell'esistenza come un sacco di patate che poi deve nuotare. Ma in tal caso che cosa si fa? Si intende già il Dasein come qualche cosa che è venuto ad essere per caso, caduto nell'esistenza come un fatto. Ma chi parla così di Dasein non considera se stesso, ma qualche cosa, si guarda dall'esterno come un fatto che è accaduto. Ma se il fatto fosse accaduto, allora io non ci sarei più. Cioè il problema dell'essere, secondo me, non è semplicemente quello di constatare il fatto che ci sia, ma che questo fatto lo scopro solo entro un orizzonte di futuro, entro un ci, se dovessi dire così, nel quale mi trovo. E mi trovo essenzialmente al quale non posso uscire fuori. Cioè che se esco fuori, allora dove mi trovo? Voglio dire, qual è la posizione che abbia presa? Cioè quindi fatticità non è un factum brutum che è avvenuto, e questo è il problema anche di Heidegger nell'interpretazione del che cosa significa comprendere, che comprendere non solo ha una tradizione, è la sua stessa tradizione, che naturalmente se è aperto entro un orizzonte di futuro, allora è chiaro che noi facciamo parte di questa stessa tradizione che costantemente noi comprendiamo anche. Cioè questa è la Wirkungsgeschichte, per dire in questo modo. La Wirkungsgeschichte non è una storia di effetti che noi possiamo studiare dall'esterno, ma è il comprendere la stessa nostra situazione nella quale affrontiamo, per esempio, un testo storico. Cioè che siamo già, per così dire, o prevenuti, o diciamo leggiamo con anticipazioni necessariamente e non casualmente, perché lo stesso testo che leggiamo è già di per sé un progetto, e al quale noi ci commisuriamo, se dovessi dire, attraverso una nostra anticipazione che facciamo automaticamente in qualsiasi libro che leggiamo e in qualsiasi cosa che facciamo anche concretamente. Ora dico questo perché voglio sottolineare quello che Gianni Vattimo diceva. Contiene in sé un pericolo, però in realtà lui non vuol dire che l'ermeneutica sia semplicemente così intesa universalmente. Che l'ermeneutica sia universale, questa è una tesi filosofica, ma l'universalità dell'ermeneutica si dimostra proprio nella pratica applicazione dell'ermeneutica. Cioè se è universale devo dimostrare che lo sia, in tal caso non lo è più. Cioè se Heidegger dice che comprendere è un modo di essere del Dasein, allora questo modo di essere non lo posso studiare, ci sono, voglio dire, comprendendo, quindi non è neanche un metodo in questo senso. Quello che Gadamer cerca di descrivere, se l'ho ben compreso, significa il modo di svolgersi del comprendere, non un metodo di affrontare un testo, ma che cosa avviene, se dovessi dire, se leggo un testo, che cosa significa leggere un testo? Cioè questo è il problema fondamentale, è universale, voglio dire che noi siamo già dentro questa situazione. E lui perché dice negatività? Cioè diciamo non essere, aggiunto, sembra che lui si aggiunge alla storia dell'essere o che l'essere decada. No, il problema che lui ha colto è intrinseco in un certo senso nella stessa domanda circa l'essere che Heidegger si pone. Cioè se noi ci domiamo circa l'essere, l'essere è il più universale che noi possiamo dire. Cioè essere comprende anche gli animali. Ma voglio dire, anche l'animale, la pietra, qualsiasi cosa è. Quindi se dico essere, io dico rappresentativamente tutto ciò che è. Non posso dire diversamente, ivi compresi anche i giapponesi. Cioè voglio dire, non come delle cose che sono semplicemente presenti, ma come qualche cosa di cui nel dire essere io pongo il problema che sia, che esista in qualche modo. Cioè adesso voglio semplicemente dire questo, la cosiddetta risultante negativa che sembra incluso in questo accadere dell'ermeneutica, che cosa significa accadere? Non è che ci sia l'essere e poi un accadimento dell'essere, l'essere è in sé l'accadere di se stesso.
altrimenti lo compio sempre da un soggetto che, per così dire, avviene, ma sono io stesso, sì, come autokinesis in Aristotele, non ha bisogno che l'essere abbia un motore dal quale si muove, ma nel momento in cui lo pongo, pongo la questione fondamentale, perché chi può negare che Gianni, che sta vicino a me, sia. Ma che cosa significa questo che sia? Che sia semplicemente presente, un sacco di patate, seduto qua? Allora, se lo dico così, dico solo sostitutivamente una entità fisica presente qua su una sedia. Che bella offesa se dico semplice presenza. La semplice presenza, questo è stato il primo attacco che Heidegger fa contro l'ontologia tradizionale, è la riduzione a semplice presenza, di togliere a questo essere la rappresentatività, vuol dire che nel momento in cui è, già rappresenta, quasi annuncia, senza finire in una mediazione hegeliana, dice, in fondo Gadamer cosa fa? Cerca di comprendere cosa significa spirito, in un certo senso. Allora questo che uno ha davanti rappresenta quello che è esistenza, ma non è l'esistenza tout court. Questa esistenza ha bisogno di apparire, cioè di, e questa apparenza è quello che sembra che sia negativo. Se fosse negativo, l'essere non sarebbe svelato come temporalità. Temporalità non significa che accade nel tempo, ma che viene colto temporalmente fin da principio, in modo che ogni io è un pronome, ha il carattere di rappresentare, cioè è una rappresentazione originaria. In questo senso sono perfettamente d'accordo di risalire al problema della Trinità e non chiuderla col Padre Eterno e meno col Figlio, cioè la terza figura della Trinità, cioè lo Spirito, e là dove la parola si fa parola. Con questo ho chiuso. Grazie tante. Tra l'altro io capisco le cose che ha detto il professor Künkler. Questione. Ma parlo, mi riferisco rapidamente a quello che diceva il professor Künkler, perché mi sembra importante. È vero che uno degli elementi che si presentano sempre problematici è questo aspetto di deiettività, come dicevi tu, Mimmo, prima. Però intanto, e Künkler giustamente ha richiamato essere tempo, cioè la deiettività del Dasein, che è strettamente legata alla sua fattizità, cioè al suo essere come Dasein, non essere come un sacco di patate. L'esserci può essere progetto perché è comunque gettato in una situazione che è chiamato a trascendere. Se tutto andasse bene, se fosse il sacco di patate, è solo così la scopa. Ora, questa è la deiettività del Dasein, e di cui Heidegger non lo libera mai. Non si trasmetterà all'essere nella misura in cui l'essere non è anch'esso un sacco di patate, un grosso elefante, una sfera immane che sta lì sempre immobile. Non avrà anch'esso questa. Certo. C'entra, perché la storia dell'essere ha una composizione deiettiva che, secondo me, prelude a quello, perché c'entra col fatto che se tu non identifichi l'essere con l'ente così com'è e lo vuoi tenere distinto dall'ente, o lo pensi come un essere, un ente supremo che si dà in una zona diversa, o lo pensi come qualcosa che accade sottraendosi. Accadere sottraendosi, se non è questo nichilismo, cosa cavolo è? È una riserva di positività che però di nuovo tu pensi se fai il docetista, cioè l'essere accade sottraendosi ma tenendosi in un angolo bello pieno. No, non si tiene pieno in un angolo, si sottrae davvero, perché altrimenti è tutto un gioco di maschere. Questo sì che è un gioco di maschere. Lo so che non è facile, non lo è neanche per me, ma... Ma se si tiene in riserva... Beh, c'è ancora. Scusate, c'è ancora un intervento. Allora, intanto vi prego di scusarmi, perché non sono un filosofo, io mi occupo di architettura, quindi avrò dei problemi, credo, di chiarezza. Però c'è una costruttività. C'è una costruttività nichilistica che va, che dall'interno dell'atto creativo, che poi non è, implica proprio un atteggiamento negativo, forse rivela delle cose. Per esempio,
Giochino da fiore, il problema del tempo e il medioevo. Sì. E dunque, io non so, qua a Napoli si è parlato di eternità nel tempo, è stato presentato un libro, non voglio essere polemico, però a me ha creato diffidenza questa eternità che già era nel tempo, perché in fondo ci sono problemi di costituzione del tempo nell'atto ermeneutico, come dello spazio. E insomma gli architetti poi si occupano di queste cose, perché il rosone di Santa Chiara è il darsi di un aperto, all'interno la Lichtung, e all'interno della pietra bianca che definisce la Lichtung, e che spesso sono colonne di architettura, c'è tutta una teoria delle sei temporalità, e questo, che sono le teorie di Bonaventura, ma di Gioacchino prima di Bonaventura, perché Bonaventura aveva dei problemi, insomma, suoi, suoi con la Chiesa, e Gioacchino e Tommaso, eccetera. Allora, ci sono problemi di costituzione del tempo. Allora, anche il tempo è investito dal finire. E questa traccia che il tempo nel suo costituirsi, cioè gli atti costitutivi del tempo, portano traccia del finire del tempo, e sono forse queste le tracce dell'eterno? Parlo proprio da cristiano, eh? E allora non è il problema del rapportarsi alla Trinità, è il movimento della Trinità. Ma è il movimento della Trinità come teoria? No, appena l'archè di un movimento. Cioè appena un inizio, l'archè della kinesis. Ora, queste cose le ho ritrovate in Dante, purtroppo sono cose di cui non mi posso occupare se non di tangenza, grandi pasticci. Provo a mettere qualcosa per iscritto, sono guai. Però mi chiedo proprio questo, perché nell'atto costitutivo della temporalizzazione interna dell'opera d'arte, il finire diventa un elemento, il finire, l'archè della kinesi dell'arte, il finire delle creature diventa un elemento determinante nella costituzione dello spazio-tempo. E allora, in questa secolarizzazione investe il tempo e l'eterno? Questa è una domanda e basta. Beh, dice poco, però si potrebbe dire che non abbiamo più tempo di trattare tutta questa questione, ci vorrebbe un'eternità per discorrere il problema del tempo, però io sono meno sensibile a queste, come dire, anche se avessimo molto più tempo, temo che avrei poco da dire, perché è una considerazione che faccio su di me, ma visto che siamo ormai a livello di svelarsi nei propri limiti, io non sono mai riuscito a appassionarmi alle ricerche sul tempo in filosofia, se non, in fondo Heidegger certo ha scritto questo libro su essere tempo, poveretto, io mi professo un suo cultore, se non discepolo, però lo scatto dell'interesse del discorso è quando la temporalità avanti, indietro, prima, dopo, io progetto, poi mi rigetto sul passato, cioè, diventa acquisizione di storicità, cioè a me interessa l'essere come tempo non perché devo trovare delle analogie nell'accadere dell'essere col mio temporalizzarmi come progettante riguardante l'indietro, eccetera, agostinianamente, per dire, ma perché l'essere si sospende dando luogo alle epoche, cioè la temporalità mi sembra che in Heidegger diventa significativa quando diventa storicità, detto proprio brutalmente, almeno io non riesco a capirla se non così, perché altrimenti mi sembrano tutti quegli, insomma, sono, sì, ancora una volta la mia insofferenza per lo sforzo fenomenologico di spaccare i capelli in quattro credendo che al fondo del capello ci sia l'essenza della capillarità. Al fondo del cappello non c'è niente, c'è invece, guadagnerei di più andando a leggere in un vocabolario la parola cappello, cappello, capelli d'angelo, capellini, per un cappello mi sono salvato, questa è la verità del cappello. I fenomenologi anche rispetto al tempo si danno molto da fare cercando di tirar fuori, io credo che non venga mai fuori niente, ma adesso lo dico proprio come un discorso, come se fossimo a tavola mezzi ubriachi, non lo sosterrei pubblicamente in una, ci fossero ancora tutti come prima. E, no, spiego la ragione per cui questa riflessione sul tempo mi dà, per esempio, in Gioacchino mi interessa perché è legata alla storicizzazione della salvezza, le diverse temporalità, ma non perché, capisci, non perché sia un discorso fenomenologico, perché è un discorso di destino in qualche modo. Sì, no, per. No, ma lo dico, io spiegavo non per obiettà, per rispondere a quello che diceva, per spiegare una certa scarsa sensibilità invece alla dimensione fenomenologica della ricerca sul tempo. Non riesco a commuovermi, non mi pare che venga mai fuori niente. La questione è un momento dell'essere, diciamo,
Sì, direi io me la traduco per me così, l'analisi della temporalità dell'esserci di Design und Zeit si trasferisce tutta nella teoria del Geschick, del destino dell'essere nelle opere successive. Il presidente giustamente, bene, è il suo compito, non posso farlo io, certo, sì, non abbiamo più tempo. No, io per me, ma io posso aggiungere poco a questo che lei ha detto, cioè, in parte mi sembrerebbe utile cercare di capirlo meglio, in parte il mio limite consiste nel fatto che tutto ciò che ha da fare con una fenomenologia riflessiva del tempo mi sfugge completamente per pregiudizi sulla sua utilità, per così dire. No, no, certo. Beh, ma comunque avrà tempo domani, tanto domani in qualche modo torneremo su queste questioni. Allora concludiamo. Grazie della vostra pazienza. Grazie.